la storia di colei che conobbe il sacrificio della rinuncia all'unico e irripetibile amore della vita, per meglio identificarsi come devota al più sacro degli umani affetti. Un ampio scorcio della vita di Violetta viene occupato dalla figura di Alfredo, il nobile giovane che le trasmise amore, quell'amore che la stessa cercherà di negare nella sua scena della follia. Ma è sempre un po' come la prima volta. Ad Alfredo, al ruolo di Alfredo sono molto legato perché mi ha accompagnato in diverse produzioni, tra le quali cito quella del Teatro dell'Opera di Nizza, a fianco ad una celeberrima Degna Mazzola Gavazzeni, ed è un ruolo che mi ha portato sempre molta fortuna, successo di critica e di pubblico. E mi auguro che anche Airola possa apprezzare quest'opera tanto cara al sangue italico, è un'opera che piace moltissimo. Approfittiamo per farmi una domanda sul suo prossimo futuro, cosa c'è in serbo e soprattutto dove ammireremo il maestro Pisanin? Beh, allora, io ho appena finita questa Traviata, già sabato prossimo canterò l'Isir d'Amore ad Arona e poi partirò per i Caraibi al Teatro dell'Opera di Martinique, dove canto un'opera in francese, L'Amante anonyme di Saint-Georges Chevalier, che è un'opera dell'Ottocento ma che viene eseguita in prima mondiale a Martinique. Sì, la Traviata è uno dei titoli più famosi, più attrattori, sicuramente il capolavoro della cosiddetta prima perfezione verdiana, e niente, un'opera che piace sempre. Noi anzi abbiamo quasi rispettato la tradizione verdiana che la rappresentò per la prima volta in abiti d'epoca, della sua epoca, e anche noi stasera abbiamo un po' attualizzato il racconto con una visione leggermente più moderna, però senza assolutamente stravolgere quella che è la grande tradizione musicale e scenografica verdiana. I miei,